Uccisa perché voleva andare via. Davide Fontana avrebbe ucciso Carol Maltesi per gelosia, perché non voleva che andasse a vivere con il figlio, che seguisse i suoi progetti e aspirazioni. Ad ammetterlo è stato lui stesso durante l'interrogatorio. Quando verso Capodanno mi disse che intendeva lasciare Rescaldina per trasferirsi dove viveva il figlioletto, per me fu un vero e proprio shock, racconta Fontana. Per questo, mentre stavano girando il video, Arda l'avrebbe colpita a morte. Lei non lo voleva più e lui non poteva accettarlo. Il fatto che Carol frequentasse altri uomini non era motivo di gelosia per l'omicida. Quello era soltanto lavoro e lei si fidava ciecamente di lui. Quello che l'uomo non sopportava era essere escluso dalla vita di Carol. Per questo l'avrebbe uccisa con lucidità e consapevolezza e non durante un gioco erotico finito male. Fontana, tra l'omicidio, l'occultamento del cadavere e i due mesi di bugie e finzioni, dimostra di essere privo di qualsiasi scrupolo morale e la mancanza di ogni umana compassione. È un piano lucido e disumano quello portato avanti dal killer dopo l'omicidio. Si procura gli arnesi per fare a pezzi il corpo di Carol, metterlo in un congelatore e conservarlo senza destare sospetti. Affitta una casetta in un luogo isolato, nel Varesotto, per tentare di far sparire ogni traccia della ragazza i cui resti ha portato con sé nei sacchi. Tenta di bruciarli ma non ci riesce, eppure si preoccupa di scrivere sul suo blog che si trovava in un luogo magico immerso nella natura per trascorrere del tempo in totale relax, pieno di dettagli di ottimo gusto per vivere un soggiorno di qualità. Per 70 lunghi giorni l'omicida si finge Carol al cellulare, risponde al suo post, tranquillizza i familiari che la cercano, compie ogni azione per simulare la sua esistenza in vita. Fontana giustifica ai magistrati la falsa denuncia di scomparsa resa in caserma a Rescaldina con la volontà di rivelare che la donna trovata a Borno era proprio la sua compagna e che la sua decisione era quella di suicidarsi una volta rientrato a casa. L'omicida resta in carcere, confermate le aggravanti contro di lui, c'è pericolo reale di fuga e di inquinamento delle prove anche in relazione all'eventuale coinvolgimento di altre persone. Con crudeltà estrema ha colpito senza pietà una giovane donna, ha privato per sempre un bambino di soli 6 anni di crescere con la sua mamma, colpevole solo di voler seguire i propri progetti lontano da quell'uomo di cui si fidava. Silvia è provata, è scioccata, è turbata, non si va bene, anche capacita di quello che comunque va bene che è successo, ci tiene a fare presente a tutti che lei è vicina a tutti i familiari, anche soprattutto al bimbo, punta il dito contro il suo ex. A parlare l'avvocato che sta seguendo la separazione tra Davide Fontana e sua moglie Silvia. Una separazione consensuale che, ironia della sorte, si sarebbe dovuta perfezionare proprio martedì, il giorno stesso dell'arresto di Davide. È stato Davide che un anno fa circa ci aveva detto a Silvia di non voler più stare insieme. Sicuramente per Silvia non è stata una separazione voluta, è stata accettata. Una storia d'amore, quella tra Davide e Silvia, iniziata più di 20 anni fa, proprio a Borno, nel luogo dove Davide ha cercato di far sparire i resti del corpo di Carol. È lì che si erano conosciuti in vacanza, è lì che avevano progettato una vita insieme. La vita di Silvia e Davide era sempre stata una vita regolare, a tratti vabbè anche monotona, una monotonia che era senza degli eccessi, per cui sicuramente Silvia non era comunque a conoscenza di questa vita, anche tra virgolette, parallela. Davide conosce Carol nell'ottobre del 2020, è uno tsunami per Davide, che segna la fine del suo rapporto con Silvia. Dopo solo 6 mesi, infatti, Davide lascia la sua casa di Milano e si trasferisce a Rescaldina per seguire Carol. È l'inizio della fine, per lui, per Carol, per Silvia, per tutti. È venuto a ritirare la sua roba 2 settimane fa con un furgone a noleggio. Ci ha parlato? Salutato, mi ha salutato normale, mi ha sorriso. Tutto bene Davide? Sì, tutto bene, tutto ok. Fatto così con la mano. Siamo a Baggio, nella periferia di Milano, e proprio in questo palazzo che viveva Davide con sua moglie Silvia fino a poco più di un anno fa, cioè fino al 21 marzo del 2021, giorno in cui Davide esce di casa. La coppia mai sentiti litigare, mai una discussione, mai nulla. Una casa che doveva essere venduta ieri e che i due coniugi avevano comunque lasciato da tempo. Ho avuto modo di poter parlare con Davide diverse volte, una persona veramente pacata, tranquilla. Per me Silvia aveva un carattere un po' più forte. Una casa dove negli ultimi 3 mesi Davide andava spesso per prendere le sue ultime cose. Una casa che potrebbe nascondere un mistero. Le ha detto cosa doveva ritirare?
le ultime cose sue, perché ha venduto la sua moglie ha venduto la casa e lui doveva ritirare le ultime cose. E la cantina, il posto dove Davide potrebbe aver lasciato gli oggetti con i quali ha ucciso Carol. Questo è il timore confidatoci da Silvia, la moglie di Davide. Questo è il motivo per cui a breve i carabinieri andranno a vedere cosa c'è dentro.